Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. U ime Otca i Sina i Ducha Svetoga. Carissimi fratelli, carissime sorelle, io sono qui, non so nemmeno io il motivo, veramente, perché sono 12 anni. Ja sam ovdje, draga braće i sestre, a ne znam ni sam zbog čega. Che mi sono riconciliato con mia moglie, con la quale mi ero separato da 4 anni e mezzo. Prije 12 godina sam se pomirio sa svojom suprugom, s kojom sam bio rastavljen 4,5 godine. Non so se questo tempo sia stato voluto da Dio per dare conferma al fatto che il mio matrimonio si fosse realmente ricongiunto. Ne znam je li to vrijeme bilo potrebno kao neki znak Božji, neko vrijeme u kojemu bi se moj brak, u kojemu bi moj brak ponovo zaživio. E dopo 12 anni posso dire di aver ritrovato il mio matrimonio. Nakon 12 godina mogu reći da sam ponovno pronašao svoj brak. Di ritrovare mio figlio. Ponovno sam pronašao svoga sina. E la cosa curiosa è che quando mi sono separato con mia moglie avevo tutto, avevo una famiglia, avevo un lavoro, avevo tutto quello che una persona può chiedere. I ono što je zanimljivo je da u trenutku kada sam se rastavio od svoje žene imao sam sve. Imao sam obitelj, imao sam posao, sve ono što je čovjeku potrebno. Poi ho cominciato ad avere i primi problemi di rapporti, diciamo, con mia moglie da un punto di vista della relazione, della pazienza. I onda su, recimo to tako, počele poteškoće u mome odnosu prema mojoj supruzi, možda u smislu nedostatka strpljenja. Problemi che sembravano piccoli, problemi che non dovevano dare fastidio alla relazione. To su bili zapravo mali problemi, problemi koji ne bi trebali smetati jednom odnosu. Invece è proprio in quei problemi che è iniziato, diciamo, il mio disastro familiare iniziale. Ali upravo u tim problemima je započela, bio je početak te nesreće moje obitelji. E mi sono concentrato in quel momento sul lavoro, pensando di ricevere dal lavoro le cose che mi mancavano nella relazione con mia moglie. I tada sam se usredotočio na svoj posao, misleći da ću tako ispuniti ono što mi je nedostajalo u odnosu s mojom ženom. Ma il lavoro, invece di riempirmi, piano piano mi svuotava, perché io non guardavo più mia moglie e non la consideravo più per quello che invece avevo deciso di condividere con lei. Ali posao ne samo da me nije ispunjavao, nego me on sve više praznio. Ja više nisam imao odnos sa ženom, nisam je uzimao u obzir, nisam je doživljavao. E a un certo punto ho cominciato a farmi delle domande: ma è la donna della mia vita? U jednom trenutku sam počeo sebi postavljati pitanje: ma je li to žena moga života? Una vocina che non, sicuramente non mi voleva bene, non voleva bene nemmeno alla nostra famiglia, mi diceva che non era lei. I jedan sićušni glasić mi je govorio da to nije bila ona, a taj glasić je netko ko nije volio ni mene ni moju obitelj. Mi diceva che le famiglie ormai si separano con facilità, che il matrimonio è un qualcosa di superabile. Taj glas mi je govorio da se obitelji vrlo jednostavno rastavljaju, da su rastave nešto što se jednostavno nadilazi. Mi diceva che si separano tutti e che è normale. Taj glas mi je govorio da se svi rastavljaju i da je to posve normalno. E io ho ascoltato quella vocina che sembrava la mia amica, una voce amica, ma nella realtà non mi voleva bene per niente.
I ja sam slušao taj sitni glasić koji je meni izgledao tako prijateljski. Quella ali voce je, ali je istina da taj glas mene nije volio ni malo. Quella voce mi ha convinto che mia moglie non era la donna della mia vita. Taj glas me uvjerio da moja supruga nije žena moga života. E da quel momento ho iniziato a desiderare l'interesse di altre donne, l'interesse di essere una persona curiosa, una persona capace, una persona interessante. I od tog trenutka sam počeo pokazivati zanimanje za druge žene, pokazivati se kao netko koji je znatiželjan, zanimljiv. Fino al giorno in cui è successo quello che forse doveva succedere, cioè che io ho tradito mia moglie. I to sve do onog dana kada se dogodilo, možda se trebalo dogoditi, do dana kada sam prevario svoju ženu. E quel giorno non posso negare di essermi sentito sporco in un modo come mai nella mia vita ho sentito di essere. I ne mogu poreći da sam se toga dana osjećao tako prljav, kako se nikada prljav nisam osjećao tijekom svoga života. Mi ricordo che mi feci subito una doccia la prima volta e sentivo che l'acqua non mi puliva. Sjećam se da sam se odmah istuširao, imao sam potrebu se odmah istuširati, ali sam osjećao da me voda nije čistila. Perché la sporcizia era entrata dentro di me, non era fuori di me. Jer je prljavština ušla unutar mene, nije bila na mojoj vanjštini. E quando vedevo mia moglie che dormiva sul letto, mi sentivo un ipocrita. I dok bih gledao svoju suprugu kako spava u krevetu, osjećao sam se farizej, licemjer. E questa cosa l'ho vissuta per diverso tempo. I to iskustvo sam živio kroz neko određeno vrijeme. Fino al giorno in cui quella vocina mi ha detto separati. Sve do trenutka dok mi onaj isti glasić nije rekao rastavi se. Non è la donna della tua vita. Ona nije žena tvoga života. Non ti capisce. Ne razumijete. Non è per te. I nije za tebe. Ci sono donne più belle. Postoje ljepše žene. Donne che si concedono in modo diverso. Sono più disponibili. Postoje žene koje su raspoloživije od tvoje žene. Otvorenije. E quella voce mi convinse un'altra volta. I taj glas me još jednom uvjerio. Mi separai. Rastavio sam se. E iniziai un'altra storia. I započeo sam jednu novu priču. Questa storia durò diverso tempo e dal momento in cui ho tradito mia moglie sono passati 4 anni e mezzo. I ta priča je trajala jedno određeno vrijeme, od trenutka kada sam prevario svoju ženu, trajala je sljedeće 4,5 godine. E senti nel cuore che avevo sbagliato tutto. U srcu sam osjetio da sam sve pogriješio. Che quella vocina non era una vocina amica, ma era una voce infernale. I shvatio sam da onaj glasić nije bio prijateljski glasić, nego glasić iz pakla. E in questi 4 anni e mezzo tutta la mia vita è andata in fallimento. I u te 4,5 godine cijeli moj život je propao. Sul lavoro. Na poslu. Sulla famiglia. Obitelj. Economicamente. Financijski sam propao. E anche con la mia stessa famiglia. I sa svojom vlastitom obitelji. E un giorno mi fermai davanti a un crocifisso. Jednog dana sam se zaustavio ispred jednog raspela. E dissi a Gesù di aiutarmi. I zamolio sam Isusa da mi pomogne. Perché da solo non riuscivo. Sam to nisam uspjevao. Perché avevo paura di non riuscire nemmeno a guardare mia moglie con degli occhi diversi.
Bojao sam se čak da neću moći gledati svoju ženu drugim očima. E mio fratello un giorno mi disse vai a Međugorje. I moj brat mi jednog dana reče idi u Međugorje. Io non c'ero mai stato. Ja nisam u Međugorju nikada do tada bio. E chiesi al Signore di darmi la forza di crederci, di insistere. I zamolio sam Gospodina da mi da snagu, da izdržim, da on ustraje sa mnom. E siccome ero rimasto solo, chiesi a mia madre di venire a Međugorje con me. I kako sam u cijeloj toj situaciji ostao posve sam, zamolio sam svoju majku da pođe sa mnom u Međugorje. E comprai il biglietto per due persone. Kupio sam kartu za dvije osobe. Ma mia mamma si ruppe il bacino. Ali moja majka je slomila zdjelicu. E quindi dovevo venire da solo, ma da solo forse non sarei venuto. I zbog toga sam trebao doći sam. E non so per quale motivo chiesi a mia moglie Rita, al suo tempo non stava con me, se voleva venire qui con me da separata. I ne znam zbog kojeg razloga sam zamolio svoju suprugu Ritu, s kojom sam već bio neko vrijeme rastavljen, bili došla sa mnom u Međugorje. E lei mi disse che non poteva perché doveva lavorare e iniziava un lavoro a primo settembre di quell'anno, del 2010. I ona mi je rekla da ne može doći jer je započimala jedan novi posao, a taj posao je započimala 1. rujna 2010. Poi questo lavoro non partì mai, alla fine è come se mia moglie era rimasta disponibile all'invito che era per il 30 settembre fino al 4 ottobre 2010. Međutim, početak tog njenog posla se nije ostvario i onda je izgledalo da je moja supruga raspoloživa doći na hodočašće koje je bilo planirano od 30. rujna do 4. listopada 2010. E quindi mi disse di voler venire, ma a patto di venire come coppia separata. I nakon toga mi je rekla da će ići sa mnom, ali pod uvjetom da idemo kao rastavljeni par. E mi ricordo che proprio il 2 ottobre c'era una preghiera di guarigione per le famiglie qui a Međugorje, era il 2010, io stavo in mezzo a voi. I jako dobro se sjećam da je 2. listopada 2010. bila molitva za ozdravljenje obitelji. I ja sam stajao za vrijeme te molitve ovdje, između vas. E mentre questo sacerdote chiedeva la guarigione di tutte le famiglie separate che erano presenti qui a Međugorje, io scoppiai a piangere ininterrottamente. I dok je svećenik molio za sve obitelji koje su rastavljene i nalaze se sada u Međugorju, ja sam briznuo u snažni plač. Plakao sam bez prestanka. E mia moglie mi stava sulla destra, come adesso lei, e vedendomi piangere mi disse queste parole. Moja supruga je stajala s moje desne strane, kao sada ja, i kada me vidjela da plačem, rekla mi je. È inutile che preghi, perché io con te non ritornerò mai più. Nema potrebe da moliš, jer ja se nikada tebi neću vratiti. Nello stesso momento, un'altra voce sulla mia sinistra mi disse, tu riavrai la tua famiglia, la tua preghiera è stata accolta. U tom istom trenutku, jedan drugi glas s moje lijeve strane mi je rekao, ti ćeš ponovno okupiti svoju obitelj, tvoja je molitva uslišana. E dopo sei mesi, questa famiglia si è ricongiunta e mia moglie è qui.
Nakon šest mjeseci naša obitelj se ponovno sastavila i moja supruga je sada ovdje. Secondo. E quel momento ho iniziato a sentire una profonda gratitudine per il Signore, per la Madonna anche. U tom trenutku sam počeo osjećati duboku zahvalnost Gospodinu i Gospi. Perché ho saputo aspettare questi sei mesi che mia moglie aveva il bisogno di vivere. Jer sam znao čekati tijekom tih šest mjeseci koji su bili potrebni mojoj supruzi. Con fiducia, non l'ho mai pressata, non ho mai preteso nulla. I čekao sam s povjerenjem, nisam na nju radio nikakav pritisak, ništa. E debbo riconoscere che lei dopo 12 anni non mi ha mai rinfacciato un tradimento, quindi il suo perdono è stato veramente autentico e profondo. I trebam reći da nakon 12 godina nikad mi nije predbacila moju prevaru, znači njezin oprost je bio vjerodostojan i dubok. Però mi ricordo anche i momenti precedenti. Sì, perché si vergogna. Dillo però. Lei si vergogna, quindi scusatela, ma io sto facendo uno sforzo, lei non riesce. Oprostite, moju ženi je malo nezgodno, stidljiva je. Ja ulažem napor prenijeti vam ovo iskustvo, ali ona to nije u stanju. Il suo nome è Rita. Ona se zove Rita. E mi ricordo che durante questo tempo chiesi al Signore di aiutarmi e dissi chiesi una cosa ovviamente forte, cioè di riavere questa famiglia. Sjećam se da sam tada molio Gospodina, snažno ga molio da ponovo okupim svoju obitelj. In un mondo dove invece lo vediamo, si separano tutti e difficilmente si ricongiungono le famiglie. I to u jednom svijetu u kojem vidimo da se svi tako jednostavno razvode, a tako teško se ponovno okupljaju. Feci una promessa a Gesù, mi ricordo che feci grande fatica a fargli questa promessa perché so che con Gesù non puoi fare le cose a metà. O le fai tutte? Nešto sam Isusu obećao i bilo mi je zaista jako teško, naporno to mu obećati. Zašto? Jer s Isusom ili radiš sve ili ne radiš ništa, ne možeš raditi nešto polovično. E stavo sotto il crocifisso, dormivo sul letto matrimoniale da solo, mi ricordo che guardai Gesù e gli dissi: Signore, ležao sam na našem bračnom krevetu, tu je bio križ raspelo, gledao sam ga i sjećam se da sam mu rekao: no, Signore, non so quanto tempo ci vorrà, ma io ti prometto che resterò casto fino al giorno in cui mia moglie non ritornerà con me. Ne znam, Isuse, koliko će vremena biti potrebno da se moja žena meni vrati, ali ja ti obećajem da ću živjeti u čistoći do trenutka kada se meni moja supruga vrati. Senza dargli tempo. Bez ograničenja u vremenu. E Gesù accolse questa preghiera perché dopo 2 anni da quella preghiera mia moglie poi alla fine è ritornata con me, quindi non so dovuto essere più casto perché era mia moglie. Isus je uslišao ovu moju molitvu jer je se moja supruga meni vratila nakon 2 godine
I tada više nisam morao čuvati čistoću jer sam bio sa svom ženom. E, voglio dirvi questo di Međugorje perché credo che qui ci sia stata quella scintilla. Želim podijeliti to iskustvo Međugorja s vama jer vjerujem da se upravo ovdje dogodila ta iskrica. Ho portato a Međugorje centinaia di persone. Stotine ljudi sam doveo u Međugorje. E tutte quelle che sono venute qui a Međugorje in un modo o nell'altro hanno ritrovato il rispetto verso il Signore Gesù. I sve te osobe koje su došle ovdje u Međugorje na ovaj ili onaj način ponovno su pronašle poštovanje prema Gospodinu Isusu. Ho visto, e lo dico con il cuore, miracoli veramente inimmaginabili prima di Međugorje, prima della mia conversione. Vidio sam čudesa koja nisam mogao ni zamisliti prije svoga obraćenja. Ho visto persone guarire da crisi di depressione profonda. Vidio sam osobe koje su ozdravljale od dubokih kriza. Persone guarire dalla loro mancato abbandono a Gesù, persone che andavano a messa ma non riuscivano a vivere un rapporto interiore con il Signore. Vidio sam osobe koje su ozdravljale od svog nedostatnog odnosa s Isusom. Oni su išli na misu, ali taj odnos nije bio dubok, istinski. Ho accompagnato persone che il giorno prima si stavano suicidando e qui a Međugorje hanno detto voglio vivere, non voglio morire. Doveo sam u Međugorje i osobe koje su dan prije odlaska na hodočaše pokušavale samoubojstvo, a onda bi ovdje rekle ne želim umrijeti, želim živjeti. E ho portato qui tutta la mia famiglia. I ovdje sam doveo cijelu svoju obitelj. E, 8 fratelli. Moju 8 braće. Ho quasi 25-30 nipoti. Oko 25-30 nečaka. E nella mia famiglia non si bestemmia. I u mojoj obitelji se ne psuje. Nessuno bestemmia. Nitko ne psuje. Un'altra cosa che è incredibile è che non soltanto la famiglia, ma il Signore mi ha ridato la famiglia, mi ha ridato un lavoro, mi ha ridato tanti amici. I jedna neverovatna stvar se dogodila. Gospodin mi je ponovno dao obitelj, ponovno mi je dao posao, prijatelje. Ma la cosa più grande che mi ha donato è il coraggio di essere cristiano. Ali najveća stvar koju mi je dao je hrabrost da budem kršćanin. Prima mi rendevo conto che vivere la vita senza Gesù era qualcosa di possibile. Prije sam shvaćao da živjeti bez Isusa je posve moguće. E se oggi non mi alzo e non faccio la prima cosa, il segno della croce, mi manca qualcosa di profondo dentro di me, non riesco a alzarmi quasi dal letto. A danas, kada se ujutro ustanem i ako ne napravim znak križa, onda se događa, nedostaje mi nešto tako duboko i snažno, da imam osjećaj da se ne mogu ni pomaknuti iz kreveta. E... So, chiudo velocemente perché poi diventa lunga, scusate. Grazie a Međugorje, grazie a questa situazione, un giorno io, mentre venivo tante volte, il 2 luglio del 2014... I za vrijeme tih, moram malo skratiti jer će postati dugo, za vrijeme tih mojih dolazaka u Međugorje, jedan od njih je bio i 2. srpnja 2014. godine, occupandomi di comunicazione nel mio lavoro, facendo questo lavoro. Tada sam imao posao vezan za comunicazione. Chiesi alla Madonna attraverso i messaggi che dava il 2 del mese.
Zamolio sam Gospu da mi preko poruka koje je upućivala svakog drugog u mjesecu di farmi capire che cosa potevo fare per lei, se potevo aiutarla concretamente, fare qualcosa. Zamolio sam je da mi kaže preko svojih poruka kako bih joj ja mogao pomoći, što bih konkretno mogao učiniti. E quel giorno lasciò un messaggio che vorrei leggere. I toga dana je Gospa dala poruku koju sada želim pročitati. Messaggio del 2 luglio 2014. Poruka od 2. srpnja 2014. Cari figli. Draga djeco. Io madre di voi. Ok, io madre di voi, radunati qui e madre del mondo intero. Vi benedico con la benedizione materna e vi invito ad incamminarvi sulla via dell'umiltà. Ja, majka vas ovdje okupljenih i majka cijeloga svijeta, blagoslivljam vas majčinskim blagoslovom i pozivam da pođete putem poniznosti. Quella via porta alla conoscenza dell'amore di mio figlio. Taj put vodi k upoznavanju ljubavi moga sina. Mio figlio è onnipotente, egli è in tutte le cose. Moj sin je svemoćan, on je u svemu. Se voi, figli miei, non comprendete questo, allora nella vostra anima regna la tenebra, la cecità. Ako vi, djeco moja, to ne spoznajete, onda vašom dušom vlada tama, sljepilo. Solo l'umiltà può guarirvi, figli miei. Io ho sempre vissuto umilmente, coraggiosamente e nella speranza. Ozdraviti vas može samo poniznost. Djeco moja, ja sam uvijek živjela ponizno, hrabro i u nadi. Sapevo, avevo compreso che Dio è in noi e noi in Dio. Znala sam, spoznala sam da je Bog u nama i mi u Bogu. Chiedo lo stesso a voi, voglio tutti voi con me nell'eternità, perché voi siete parte di me. To isto tražim od vas, želim vas sve sa mnom u vječnosti, jer vi ste dio mene. Nel vostro cammino io vi aiuterò. Il mio amore vi avvolgerà come un manto e farà di voi apostoli della mia luce, della luce di Dio. Na vašem putu ja ću vam pomoći. Moja ljubav će vas obaviti kao plašt i učiniti od vas apostole moga svjetla, Božjega svjetla. Con l'amore che proviene dall'umiltà porterete la luce dove regna la tenebra, la cecità. Ljubavlju koja proizlazi iz poniznosti, donosit ćete svjetlo gdje vlada tama, sljepilo. Porterete mio figlio che è la luce del mondo. Donosit ćete moga sina koji je svjetlo svijeta. Io sono sempre accanto ai vostri pastori e prego che siano sempre per voi un esempio di umiltà. Vi ringrazio. Ja sam uvijek uz vaše pastire i molim se da vam uvijek budu primjer poniznosti. Hvala vam. E con questa luce che lei ha chiesto, apostoli della luce, grazie a questo messaggio è nata la luce di Maria. Zahvaljujući ovoj poruci, ovoj svjetlosti o kojoj Gospa govori u ovoj poruci, rodila se organizacija Luce di Maria. Che lavora sui social network, che fa delle attività di divulgazione della parola. Djelujemo na društvenim mrežama, širimo riječ Božju. E invita le persone a pregare il Santo Rosario quotidianamente. I poziva osobe moliti krunicu svaki dan. E lo voglio dire, abbiamo regalato, abbiamo preparato dei cappellini della Luce di Maria lì agli stand che verranno regalati a tutti voi che vorrete andare lì dove sono gli stand.
come segno di gratitudine verso questo luogo che a me ha cambiato la vita e penso non solo a me, ma a tutti quelli che ci vengono. E poi volevo... Mi imamo jedan stand tu na ovdje s lijeve strane naše, Luce di Maria. Tamo su ove kape naše organizacije koje želimo darovati svima vama koji ih želite uzeti kao jedan znak zahvalnosti za sve ono što smo ovdje primili, što sam ja ovdje primio, ali ne samo ja, nego vjerujem svi oni koji ovdje dolaze. E poi qui, questo gioieri, oggi, ho chiesto al Signore una preghiera per le famiglie, visto che oggi è il perdono di Assisi, è un giorno importante, se sto qui ho detto facciamo una preghiera per tutte le famiglie e ho chiesto al Signore di darmi delle parole. Le voglio leggere o le voglio recitare insieme a voi. I kako sam se danas zatekao ovdje u Međugorju, danas kad je Gospod Anđela i Asiški oprost, zamolio sam Gospodina da mi podari jednu molitvu koju želim ovdje danas izmoliti i želim je izmoliti sada zajedno s vama. Tutti pezzetti così? Ok, ok. Signore Gesù, in questo santo giorno dedicato al perdono, ti imploro la grazia di custodire la mia famiglia unita, fedele e generosa. Gospodine Isuse, u ovome svetome danu koji je posvećen oprostu, molim te za milost, štiti moju obitelj, neka bude jedinstvena, vjerna i darežljiva prema drugima. Ti prego perché la mia famiglia sia pronta nelle prove, sia forte nelle tribolazioni, sia missionaria e capace di portare speranza alle famiglie più in difficoltà. Molim te, neka moja obitelj bude spremna u kušnjama, neka bude snažna u poteškoćama, neka moja obitelj bude misionarska i sposobna donijeti nadu obiteljima koje su u poteškoćama. Signore Gesù, io ti chiedo tutto questo perché credo e confido in te, perché so che tu accoglierai questa supplica e la trasformerai in grazia. Gospodine Isuse, ja te sve ovo molim, jer vjerujem i uzdam se u te, jer znam da ćeš ti prihvatiti ovu molbu i pretvoriti je u milost. Ti prego per tutte le famiglie che vivono il dolore della separazione, affinché possano ritrovare la speranza e la fiducia dei tempi migliori. Molim te za sve obitelji koje žive u boli rastave, da ponovno pronađu nadu i vjeru u bolja vremena. Ti prego per tutti i bambini e i ragazzi che vivono grandissime sofferenze che solo tu puoi risanare con il tuo amore. Molim te za svu djecu i mlade koji žive duboke boli koje samo ti možeš ozdraviti svojom ljubavlju. Ti prego per tutte le famiglie che non riescono ad avere figli e per tutte le persone abbandonate dalle loro famiglie. Molim te za sve obitelji koje ne mogu imati djecu i za sve one osobe koje su napuštene od svoje obitelji. Per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Giuseppe, di Santa Rita e di San Francesco d'Assisi, ti prego di accogliere questa preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Po zagovoru Blažene Djevice Marije, Svetoga Josipa, Svete Rite i Svetoga Franje Asiškoga, molim te, primi ovu molitvu u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Ave Maria.
Vi chiedo di fare solo un'Ave Maria, perché questo l'ho imparato, un'Ave Maria detta con il cuore può veramente cambiare la vita di ognuno di noi, quindi vi chiedo veramente dal profondo del cuore. Zamolio bih vas da izmolimo zajedno jednu zdravo Mariju, jer sam naučio da samo jedna zdravo Marija, ako se dobro izmoli, može promijeniti život svake osobe. Izmolimo zdravo Mariju iz dubine našega srca. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Grazie. Hvala vam.